Ciao e benvenuti in questo splendido stadio. Non potevamo sperare in un tempo migliore per il gioco di oggi. Sole e ore, venticello, niente nuvole. Cosa chiedere di più? E allora mettetevi comodi e preparatevi a questo attesissimo match. Ci hanno detto di aspettarci il tutto esaurito e a quanto pare sulle tribune non entrerà nemmeno uno spillo. Speriamo solo che lo spettacolo sia all'altezza della fede dei sostenitori. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Sembra che si posizioneranno sul campo con un 3-6-1. La curiosità maggiore ce l'ho sul comportamento dei sei uomini del centrocampo. Sarà interessante capire il ruolo di ognuno di loro. Non sarà facile trovare il giusto equilibrio. La mia ipotesi è che i mediani con caratteristiche offensive saranno piuttosto mobili tra le linee, mentre gli altri dovranno essere più disciplinati nel coprire gli spazi. Eccoci, si comincia. Romero cerca la profondità e trova il compagno. Borini. Borini. Perde il duello fisico con l'avversario. Under. Ecco un'occasione di contropiede. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Il Verona al calcio di punizione. Decide di non rischiare. Possibilità di andare verso la porta. Ottima giocata. Badu. Cassata. Riconquista la palla. Cercano l'azione veloce. Sanabria. Arriva Berami, eccolo. Alza la sfera e cerca lo spazio buono. Deve buttare dentro un cross. Cerca il numero. Schöne. La mette sulla sinistra. Criscito. Ha spazio per affondare. Riesce ad intercettare. Può concludere. E c'è il gol del Genoa. Proprio nell'angolo, il portiere non poteva farci nulla. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta. La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto.
Genoa. Segna il gol che sblocca la gara. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Van der è in una posizione in cui può far male alla difesa. Il Verona a calcio di punizione. Tocco preciso. La gioca all'indietro. Il Verona prende subito il possesso della sfera. Pandev va a raccogliere il passaggio e trova bene il compagno. La gioca a sinistra. Effetto il cross. La spinge in avanti. Lungo passaggio in avanti. Riceve un pallone interessante. Si è Pandev. Ed eccolo il gol. Ecco il gol. Sembrano avere il totale controllo della gara. Situazioni come queste le sai sfruttare quando le prepari bene in allenamento. Sono passati da recupero a conclusione vincente in pochi secondi, con il risultato che abbiamo visto. Sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. La partita ha sicuramente un padrone adesso. È chiaro che due gol di differenza cambiano le dinamiche di gioco per entrambe le squadre. Peccato in offside da guardalinea. Si fa trovare al posto giusto e allora. Sanabria sulla destra prova ad andare via con eleganza, può metterla in mezzo, cross a centro, Faraone scodella in avanti, niente da fare, non passa, cerca di far avanzare i suoi con un pallone interessante. L'arbitro dice che può bastare, tutti a prendere un peccato. Le squadre stanno tirando il fiato, come giudichi il loro primo tempo? Si trovano in una posizione invidiabile grazie a una prova di forza maiuscola. Se rientreranno in campo con la stessa intensità del primo tempo, ci sarà ben poco da fare per gli avversari. 2-0 dunque alla fine di questa prima frazione. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Passaggio sulla destra. La difesa è invalicabile oggi. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Faraone. Vado. C'è la palla lunga in avanti. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Aiai, stanno correndo rischi davvero inutili. Sanabria! E hanno segnato ancora! Vantaggio di 3 reti e potrebbe anche essere il gol della sicurezza.
era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si salutano e il quarto uomo sbriga le relative formalità. Adesso dobbiamo verificare l'impatto di questa modifica sulla gara. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. 3-0 dunque. Romero. Alcuni soggetti saranno sfiancati con questa marcatura personalizzata. Da difensore devi subito individuare chi fermare a monte nella tre quarti prima che possa rendersi pericoloso. Faraoni, lungo pallone in avanti. Schöne. Scodella in avanti. La palla viene rigiocata verso l'interno. Può colpire! Ce l'hanno fatta! Stanno mettendo in piedi uno spettacolo memorabile. Ha avuto tutto il tempo per coordinarsi, non poteva sbagliare. Il passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Tripletta, hat-trick, che partita eccezionale la sua. È incredibile come sia sempre nel posto giusto al momento giusto. Partita saldamente nelle loro mani. I rapporti di forza sono chiari al momento. Sicuramente cercheranno di approfittare per aumentare il loro bottino. Romero alza la testa alla ricerca di un compagno in avanti. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare il gioco. Ecco Borini. Berami di forza. Sanabria vuole la profondità. Occasione per il contropiede. Si libera la grande. Pandev! Ha colpito bene il pallone. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Romero fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Pandev può andare, e Silvestri salva i suoi e c'è la rete. E adesso sta diventando un'umiliazione. Beh, devo dire che non mi aspettavo una simile batosta, ma bisogna comunque rendere onore al merito degli avversari. Hanno giocato una gara fantastica. Doppietta per lui, grande impatto sulla gara. Ormai sembra una partitella d'allenamento. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Berre. Cerca di pescare il compagno col filtrante. C'è l'opportunità per il contropiede. Criscito. Opportunità di ripartire. Prova con la palla lunga. Palla intercettata. Il portiere la spedisce su. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Provano a partire in velocità. Cerca un compagno. Riceve la palla. Attenzione al tiro. E stava per arrivare addirittura il sesto gol. Una manovra offensiva impeccabile, Fabio. Per impegno e tecnica, questo contropiede meritava un esito migliore.
L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Ora c'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà beneficio. Criscito. Sulla sinistra. Da un'occhiata verso l'area. Attenzione! Prova il cross. Sanabria! Faraone. Badu. Faraone. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Ottimo dribbling. La difesa riesce ad allontanare. Il Verona decide per un'altra sostituzione. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Badu. Pander. Cassata. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Gara veramente a senso unico, hanno letteralmente ridicolizzato la difesa avversaria. Invece la tua analisi di questa gara qual è, Luca? Spesso sfruttare bene le fasce laterali diventa una garanzia di efficacia nel modo di attaccare. Oggi l'hanno dimostrato, creando da quelle zone del campo le situazioni più pericolose. Quando riesci a mettere all'interno dell'area di rigore tanti cross come hanno fatto oggi, anche in maniera...